La prima scena presenta Elliot e Shayla in un ristorante. Shayla sembra davvero depressa, ma Elliot cerca di tirarla su di morale promettendole di tirarla fuori dal casino. Durante la conversazione, gli uomini di Fernando la rapiscono e trasportano Elliot in una stanza abbandonata dove si trova Fernando al telefono. Sorprendentemente, il violento criminale ricatta Elliot per hackerare la rete della prigione in cambio della vita di Shayla. In seguito, Elliot torna a casa e chiede aiuto a Darlene. Secondo le sue istruzioni, Darlene lascerà diverse pendrive fuori dalla stazione di polizia. Un agente di polizia ne raccoglierà una e la inserirà nel suo computer. Subito dopo, il malware verrà rilevato e, di conseguenza, l'ufficiale staccherà frettolosamente sia la pendrive che il cavo di alimentazione. Quando Elliot scopre che la connessione è andata persa, rimane perplesso. Nel frattempo, il fratello di Fernando, Isaac, e il suo uomo di nome DJ sono a casa di Elliot per tenerlo d'occhio. Dopo questo, Elliot decide di uscire, fingendo di dover portare a spasso il suo cane. Fuori, si avvicina a Darlene e le chiede se ha creato lei stessa l'exploit. Lei risponde che aveva solo un'ora e ha dovuto copiarlo da qualche altra parte. Sentendo questo, Elliot si arrabbia e la informa che il suo virus è stato rilevato dal computer della polizia. Mentre conversano, vengono avvicinati da DJ, che mostra la sua pistola e li riporta a casa. Dall'altra parte, Angela, spronata dall'aumento dei debiti del padre, sta tramando come resuscitare l'indagine decennale della Evil Corp. Lei va oltre la denuncia, scava nelle profondità dei dati della EF Society e contatta tutti gli avvocati che rappresentavano la famiglia di Angela e gli altri querelanti nella loro causa. Solo uno degli avvocati la richiama, e Angela è piena di speranza per un breve momento. Quando visita lo stesso avvocato, la promessa viene presto infranta poiché l'avvocato, Nayar, afferma che non si possono far accettare i pettegolezzi su internet alla Corte federale per gettarli contro il più forte conglomerato della storia della civiltà. Nayar poi le mostra un ragazzo in giacca e cravatta e la informa che lui è stato condannato per violenza sessuale due volte ed è stato accusato di nuovo lo scorso fine settimana. Inoltre ha aggredito la sua ragazza incinta e le ha colpito la testa con una Xbox. Nonostante tutto questo, Nayar crede di avere maggiori possibilità di difenderlo. Sentendo tutto, Angela chiede informazioni di cosa hanno esattamente bisogno per dimostrare il loro caso, a cui Nayar risponde, un testimone oculare affidabile. Nella scena successiva vediamo Tyrell, che crede di aver sfruttato il potenziale CTO, la debolezza di Scott fa oscillare Sharon a suo favore. Fa una breve visita a Scott, ma quest'ultimo si affretta ad informare Tyrell che i suoi stupidi giochi sono inutili perché sua moglie, Sharon, gli ha già detto tutto. Scott afferma di sapere che Tyrell è arrabbiato dopo non essere stato in grado di assicurarsi la sua posizione di CTO dell'azienda. Nella sua rabbia, Tyrell distrugge la sua cucina mentre sua moglie, Joanna, che è perplessa, continua a mangiare il suo pasto. Afferma di averlo avvertito che era pericoloso, ma Tyrell non può essere codardo adesso. Secondo Joanna, Tyrell sta perdendo il controllo. Quindi escogita una nuova strategia che include comunque Sharon. Nel frattempo, Elliot sta tentando di hackerare la rete della prigione quando Angela suona al campanello di casa. Isaac gli ordina di rispondere alla porta e di rimandarla indietro. Mentre si avvicina ad Angela, lei lo informa che ha escogitato un piano per abbattere l'Evil Corp. Sapendo che Isaac e DJ lo stanno tenendo d'occhio, dice ad Angela di fidarsi di se stessa e di fare ciò che crede sia giusto. Sulla via del ritorno nella sua stanza, Elliot incontra Mr. Robot sulle scale. Lui gli chiede di non rilasciare Fernando perché una volta libero lui ucciderà Shayla, così come Darlene. Secondo Mr. Robot, è un gioco a somma zero perché faranno morire tutti in ogni caso. Afferma che Elliot sta giocando a un gioco che ha già perso e che non esiste un piano in cui sia Shayla e lui sopravviveranno. Nonostante questo, Elliot non può sopportare il pensiero che la ragazza muoia, quindi continua a pensare a una via d'uscita. Successivamente, entra nella sua stanza e informa Isaac che è pronto ad entrare nella rete della prigione. Quindi, vanno tutti in prigione, dove Elliot mette il suo telefono al banco della sicurezza, permettendogli di rilevare qualsiasi tipo di segnale wireless nelle vicinanze, e quando se ne andrà, sarà proprietario della rete. Quindi incontra Fernando per discutere il suo piano per aprire ogni cella. Inoltre, Elliot rivela di aver violato il telefono di Issa che ora ha il controllo completo, compresa l'intera squadra di Fernando, le spedizioni e l'intera operazione. Quindi minaccia Fernando con la divulgazione di tutte le sue informazioni se non lascia Shayla e lui liberi dopo tutto questo. Elliot afferma inoltre di aver programmato l'invio ogni 24 ore a meno che non continui lui stesso a disabilitarlo, quindi se succede qualcosa a lui o a Shayla, le informazioni di Fernando saranno rilasciate. Mentre Elliot esce dalla prigione, scopre che tutte le reti della prigione sono protette da un WPA2 che non può essere violato. Proprio in quel momento,
Il suo telefono si connette al Bluetooth di un'auto della polizia, facendogli capire che può accedere alla rete della prigione tramite il Bluetooth dell'auto stessa. In seguito, Darlene si avvicina all'ufficiale in macchina e lo distrae per qualche istante. Allo stesso tempo, Elliot hackera il laptop dell'ufficiale e recupera il login, facendolo accedere alla rete della prigione. Dopo questo, Elliot chiede a DJ di guidare, lasciando dietro di sé Darlene. Più tardi quella notte, apre tutte le celle della prigione, permettendo a Fernando e agli altri prigionieri di scappare. Sorprendentemente, Fernando ordina a DJ di sparare a Isaac, scioccando Elliot. Viene poi rivelato che Fernando sapeva che Isaac intendeva ucciderlo, quindi ha spazzato via prima suo fratello. Fernando quindi consegna a Elliot le chiavi della macchina, sostenendo che Shayla era con lui per tutto il tempo. Purtroppo, quando va a controllare, la trova morta nel bagagliaio dell'auto. Devastato, a Elliot viene in mente il suo primo incontro con Shayla e come, in sua presenza, è diventato normale. Nel loro primo incontro, i due si sedettero sulla veranda del suo condominio, ascoltando i The Cure. Elliot ha rivelato tutte le sue ansie sociali e Shayla ha gestito i suoi problemi con divertimento ma anche con cura. Ma ora se n'è andata ed Elliot è ancora in lutto per la perdita. Nel mese dalla morte di Shayla, si è trasformato nella persona che era prima di incontrarla, giorni al lavoro e notti rintanato nel suo appartamento con il suo unico cane. L'EF Society sfuma sullo sfondo della sua vita, ed Elliot non menziona nemmeno l'Evil Corp Steel Mountain, facendo il minimo indispensabile per esistere. Indipendentemente da ciò, Mr. Robot cerca di raccogliere i pezzi della rivoluzione fallita, visitando Darlene e Romero per continuare con il suo piano. All'inizio va da Romero, che ha deciso di lasciare la EF Society, ma Mr. Robot non glielo permette. In secondo luogo, si avvicina a Darlene e la informa che il suo piano è in moto, a cui lei risponde, e il dio sta ridendo. Un giorno, Elliot va dalla sua terapista, Krista, che gli dice che il loro anno insieme è finito, e deve firmare i documenti che confermano le sue sessioni. Tuttavia, Krista non vuole firmare i documenti perché crede ancora che stia consumando droghe. Nella scena successiva vediamo Angela, che ora è rappresentata da Nayar, lo stesso avvocato che ha intentato una causa contro la Evil Corp anni fa. Le due si incontrano con gli avvocati di Terry Colby con una proposta, in cambio della testimonianza di Colby contro la società, Angela rivelerà informazioni sul suo contenzioso in corso. Nayar chiede anche che l'incontro sia limitato ad Angela, Colby e lei stessa, e che sia mantenuto nascosto. L'avvocato di Colby è d'accordo a condizione di ottenere la completa immunità dall'incontro e che solo Angela possa incontrarlo. Più tardi nell'incontro, Angela propone a Colby un accordo che se rompe i ranghi con la sua ex compagnia, Angela si farà avanti e ammetterà di aver rotto la catena di custodia nell'hackeraggio della Evil Corp. Sembra che stia offrendo a Colby una carta per uscire di prigione, ma lui non la vede così. Angela si rende conto che i suoi sforzi per vendicare sua madre e ripristinare la vita di suo padre stanno diventando vani, quindi gli rivela tutto senza mezzi termini. Prima di andarsene, Angela afferma che se non accetta la sua offerta, perderà tutto il rispetto sia delle persone che conosce che sia di quelle che ancora non lo conoscono. Dopo aver riflettuto per un po', Colby si rende conto che Angela aveva ragione, quindi la richiama. Quando Angela torna indietro, Colby la informa che i suoi avvocati stanno lavorando sulle pratiche burocratiche, accettando di trattare con lei. In seguito, chiede se Colby fosse presente alla riunione in cui è stata presa la decisione di ignorare il trattamento dei rifiuti pericolosi a Washington Borgata. Inizialmente, Colby esita a rispondere, ma alla fine conferma la sua presenza. Più tardi, Angela va all'AllSafe, dove Gideon le chiede di smetterla di mentire. Secondo Gideon, tutti, compreso Colby, sanno che Angela non ha rotto la catena di custodia, ma la sua ammissione condannerà AllSafe, garantendo virtualmente la fine dell'azienda. Avverte anche Angela che la sua decisione metterà tutti senza lavoro e annegherà tutte le famiglie che si appoggiano all'AllSafe. Tuttavia, nonostante la conferenza, a lei non sembra importare. Come ha detto a Elliot, è ancora arrabbiata con l'Evil Corp e se questo è il suo unico modo per esigere la sua vendetta, così sia. Dall'altra parte, Tyre e sua moglie sono a una festa in ufficio del CEO dell'Evil Corp, Philip presenta Scott come Chief Technology Officer delle Corp. Dopo un po', Tyrell si avvicina a Sharon e la chiama sul tetto, prendendo le scale sul retro in modo che nessuno lo sappia. Accogliendo la richiesta, Sharon va sul tetto, dove Tyrell continua a cercare di influenzarla a suo favore. Tuttavia, lei rifiuta di assecondarlo, sostenendo che suo marito lo licenzierà presto. Questo rende Tyrell furioso e di conseguenza finge di baciarla e presto coglie l'occasione per strangolarla a morte. Non appena muore, Tyrell va nel panico e non riesce a credere a quello che ha fatto. Lui singhiozza, le cancella le impronte dal collo e fugge dalla scena. Il giorno successivo,
Sisko si avvicina a Holly e lo minaccia di far trapelare tutte le sue informazioni a meno che non faccia qualcosa per lui. Altrove, Darlene incontra l'altro membro delle F-Society di nome Trenton, che racconta la sua storia passata sull'immigrazione dei suoi genitori dall'Iran. Sostiene anche lei che gli Stati Uniti siano un paese da sogno, nonostante il debito paralizzante che la sua famiglia ha accumulato, cercando di normalizzare la loro situazione. Tuttavia, Darlene le dice che hanno ottenuto quello per cui hanno lavorato e che hanno solo bisogno l'uno dell'altro per farcela. Anche Darlene la incoraggia, affermando che non avrebbero fatto qualcosa di impossibile se fossero stati soli. Nella scena finale, Elliot è tutto solo come prima, e deve confidarsi con qualcuno, così va da Krista e le rivela tutto onestamente. Ammette di averla hackerata, per questo conosce le sue preferenze pornografiche, le sue routine quotidiane e le cose che fa o ammette solo a se stessa. Dice anche che a volte piange, proprio come lui, perché anche lei è sola. Inoltre, esprime che vuole una via d'uscita dalla solitudine. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.